Ciao a tutti, benvenuti al mio canale, sono Claudio, sono interista, parliamo di calciomercato. Mi piace sempre parlare di calciomercato, parliamo di calciomercato stavolta della Juve, anche se sono la maglia dell'Inter, io sono uno sportivo, quindi mi piace un po' più parlare delle squadre un po' più importanti d'Italia, qui Inter e Juve, che comunque hanno grandi giocatori, comunque sono i nostri avversari che rispetto molto la Juve, nonostante che io sono interista. E che siamo nemici, diciamo, tra parentesi da sempre, però io sono sempre per il calcio sportivo, il calcio senza sfotto. Tra l'altro io, essendo albanese, non sono come tanti interisti che quando la Juve gioca in Champions sfottano la Juve. Io da quando sono stato in Albania, prima, con i miei parenti albanesi, quando guardavamo la Champions, ci mettevamo tutti insieme, tifavamo tutti per l'Inter, perché sono essendo interista, però ti fanno sempre per la squadra italiana, sia Milan, Juve, Roma, quando giocava Roma in Champions. Infatti quando ho giocato al Milan contro Manchester United io tifavo per il Milan, perché sono così, sono sempre stato un amante del calcio italiano, tifo l'Inter, ovvio che Inter vuole che vinca in Italia, però in Europa io tifo un po' per tutte le squadre italiane. Detto questo, parliamo di Suarez. Se arriva alla Juve o no, si sta facendo un po' lunga la questione di Suarez alla Juve, mi brucia un po', perché è come Vidal che dicono ogni settimana con la giusta 24 ore, 48 ore, però è sempre lì che non arriva. Io penso che alla fine Suarez arriva alla Juve, perché non ci sono altri nomi in questo momento per la Juve. Penso che Juve voglia un top player in attacco, e chi meglio di Suarez può coprire quello lì al posto di Higuaín. Come io, Suarez è fortissimo, l'ho già detto in altri video che per me Suarez arriverà alla Juve, avendo un passaporto purtroppo da fare, non è una cosa così veloce, quindi una volta che lui ha preso il passaporto italiano, e soprattutto per me ci mette così tanto arrivare, perché Suarez probabilmente sta risolvendo la questione con Barcellona, perché secondo me la Juve lo vuole prendere a zero, magari Barcellona è un giocatore con Suarez. Nonostante che ha 33 anni, perdere lo zero fa un po' male. Ricordiamo come si è comportato con Messi, che non voleva perdere a tutti i costi. Vabbè che Messi è Messi, però anche Suarez è un gran giocatore, quindi è proprio lì la questione di Suarez, se mai arriva a Juve. Secondo me questa è solo questione di tempo, e Suarez presto sarà il nuovo giocatore della Juve. Ciao a tutti, forza l'Inter sempre, e viva il calcio sportivo sempre comunque. Ci vediamo nel mio prossimo video.